Grazie ragazzi. 1976, i Pooh compiono 10 anni e andiamo a Venezia a fare le foto in piazza San Marco, per Sorrisi e Canzoni. Ci accorgiamo, quando siamo in piazza già vestiti e il fotografo Angelo De Ligio pronto a scattare, che nessuno aveva pensato alla torta. Io andai in una cartoleria insieme a Rosanna Mani, che era vice direttrice di Sorrisi e Canzoni, tutte cose testimoniabili. Abbiamo comprato un rotolo di carta rosa, l'abbiamo messo in tondo, l'abbiamo cucito con la spillatrice, abbiamo disegnato 10 anni i Pooh col pennarello e poi con un barat, con uno spray di schiuma da barba. Ho fatto la panna, ho fatto tutto il resto ed è venuta una torta meravigliosa, tant'è che spesso incontro gente che dice: buona la torta, mannaggia voi, ve la siete mangiata tutta da soli. Ecco, questa era l'arte di arrangiarsi, nel senso che noi ci siamo sempre impegnati ad essere un po' indipendenti da quello che era il mercato e l'organizzazione degli spettacoli e del lavoro dei cantanti. Siamo diventati produttori di noi stessi, manager di noi stessi in qualche maniera, eravamo grazie a Dio autori di noi stessi e quindi di conseguenza anche editori, e poi insomma abbiamo sempre investito nel nostro lavoro. Noi poi, insomma, oltre alla musica, a un certo punto abbiamo avuto voglia di fare anche qualcosa per il sociale. E proprio quell'anno, nel 76, incidemmo un album molto bello che si chiamava Pullover. Un album che parlava di emarginazione. E scrivemmo una canzone assolutamente delicata. E vorrei farvela ascoltare. Questa canzone si intitola Pierre. Penso a te nei tempi della scuola, con noi sottile, pallido e un po' perso. Tu già da noi così diverso, triste. Penso a te. Ricordo si rideva tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Pier, ti ho rivisto questa sera. Abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne vai. Scusami se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi. Senti, Pier, sono grande ed ho capito, sai, io ti rispetto, resta quel che sei. Puoi. Stasera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi.
accendi e poi te ne va. Canzoni che mi emozionano a cantare ancora, perché sono dei piccoli capolavori di gusto. Devo dire che Valerio Negrini, quando scriveva queste cose, aveva un'anima, e mi fa piacere questo applauso per lui, perché quando un grande se ne va sempre troppo presto, purtroppo.